Allora, Lavinia Alice, innanzitutto vi chiedo cosa vi ha attratto di questa serie e dei vostri personaggi. Allora, il fatto di poter raccontare una storia d'amore mi mancava, almeno nella fiction non mi capitava da anni e quindi avevo proprio voglia di immergermi in questo tipo di racconto. E il fatto che il personaggio fosse una donna di origine straniera, araba, libica, questo anche mi ha affascinato tantissimo. E per essere banale, il fatto che il protagonista fosse Edoardo e il regista Rolando. Sì, anch'io, il fatto che ci fosse Rolando, io avevo già lavorato con lui in due o tre cose ed era stata un'esperienza sensazionale. Dopo delle giornate di set divertenti, proprio gran divertimento. Rolando ha questa mania che ogni tanto mentre tu stai facendo cose arriva tipo, e tutte le volte lo fa, non te lo aspetti più, quindi insomma è una persona davvero simpatica, tira fuori il meglio di te come attore e il meglio da tutta la troupe a livello energetico, un grande leader. Quindi questo era già abbastanza per me. Poi il ruolo di Carolina è un bellissimo ruolo e va contro tutto quello che ho fatto fino ad adesso, ma proprio a livello di carriera ho sempre fatto molto spesso le cattive, cioè. Eh sì, perché è una questione di conformazione scheletrica. Io se sto zitta già sto sulle scatole agli altri. Invece questo personaggio mi rappresenta un po' di più, o meglio, è più simile al mio modo di vivere il mondo. Certo, è stato complicato all'inizio perché ho avuto delle resistenze che non pensavo avrei avuto. Quando nelle prime scene con Edoardo, che suona uno strumento molto, e io mi appoggiavo al suo, invece mi ricordo che Rolando mi continua a dire: Ali, up. Stai su, sole, Ali, sole. E c'era qualcosa di me che diceva, non so, non voglio fare, perché è una cosa intima mia, e non so come dire, mi sembrava di fare me stessa e questa cosa non mi tornava tanto, cioè io essere coperta, no? E poi vabbè, fa un percorso, Carolina, eccezionale, hanno scritto un bel percorso, molto molto moderno, una donna alla ricerca della libertà. L'ho capito a posteriori, diciamo, mentre lo facevo, ragionando lucidamente sulle scene, ecco. Ecco, c'è una frase che Luca dice nella serie, no? Le persone non sono mai quello che sembrano, lo condividete? Sì. No, oh, Sì. finalmente l'intervista doppia così, no. No, secondo me sembrano ciò che sono, però dipende co come le guardi, come le ascolti. Poche volte ho avuto delle sorprese nella mia vita, nel senso che magari quel qualcosa me lo aspettavo, cioè c'era stato un input, un pensiero, Una una sensazione. diffidenza, no? A livello di pancia. Quindi. Dici tu. No, io no, forse perché ho passato la mia esistenza a dover cercare un modo di essere accolta dagli altri, proprio perché posso sembrare antipatica quando sono semplicemente nei miei pensieri e quindi ho dovuto sforzarmi ad andare oltre questa mia facciata estetica, no? E poi perché credo che in ognuno di noi, io credo nell'umanità. Credo che l'umanità sia la cosa più interessante del mondo, l'arte nell'umanità e parlare dell'uomo. E credo che ci si debba veramente focalizzare nell'ascolto degli altri. Dietro ognuno di noi ci sono dei mondi, molto spesso dicono non giudicare gli altri da un momento perché non sai l'iceberg che hanno sotto, cosa gli è successo quella mattina, che cosa vorrebbe, perché è così sgradevole, ma cosa gli succede dentro? E credo che il mestiere dell'attore aiuti a fare questo percorso sulle anime altrui, perché molto spesso ti ritrovi ad interpretare dei personaggi che ti stanno anche un po' sulle scatole, e invece mai giudicare. Poi ci sono persone che mi stanno profondamente antipatiche, a pelle, e anche lì ogni tanto faccio lo sforzo, dico adesso domani io non la saluto, e i giorni in cui non la saluto queste sono gentili, quindi dico ok, aspetta, forse avevo sbagliato. Quindi questa attitudine all'altro, secondo me, quindi no. Ecco, a Milano c'è un'emergenza sicurezza. Vi chiedo se voi avete percepito questo clima di insicurezza oppure Io vivo a Milano. no. Ah. Vivo a Milano anche se ho girato a Roma per il clandestino. E sì, io sono purtroppo impaurita, difficilmente esco la sera a piedi, anche se mi piacerebbe moltissimo.
e c'è un problema reale in qualsiasi parte della città, quindi non puoi neanche pensare di andare al centro e fare la serata. No, è una cosa molto, molto brutta, però è reale. E io personalmente come donna mi sento impaurita. Vivo nel mio microcosmo, per fortuna, insomma, vivo in un bel contesto dove mi limito a vivere, insomma, in questo microcosmo, quartiere quasi, e basta, e poi esco da Milano quando posso, appena posso. Io vivo a Genova, che è una città provinciale alla fine, perché è una città di frontiera. E no, lì non mi sento a disagio assolutamente, è una città che tende a essere un po' come la Sicilia, ti conoscono, ci conosciamo, quella è la tua macchina, non so come dire, quindi se la metti lì magari non te la rigo, è una città accogliente, ecco, però in altre città sì, più che altro mi sento estranea. Mi sento invisibile, mi sento che le persone non si ricorderanno mai di me, mentre nei posti più piccoli avviene questo scambio. A Roma, ad esempio, è una città che stranamente, benché sia enorme, vado stata a mangiare un paio di volte in un ristorante, la signora si ricorda, sei tornata! Sono contenta! Milano! Che bello! Milano no, Milano, sì, Milano è troppo... A Milano non l'ho percepita perché capirai, facevo set, albergo, albergo, set. È un termine che io detesto. Sembra che adesso non si, a Milano non si possa parlare senza dire performance. Sì, sì, cos'è? Non è una città buffa. Cioè, queste città, per non parlare di Napoli, ma per me ad esempio Roma, la romanità, è proprio buffa. Ci sono dei modi di dire sul set, impazzivo, cioè, no, ti prego, ridimmelo, ridimmelo, siamo a toppa. Cioè, però il problema della sicurezza è gigantesco per noi donne. Non è una condizione in cui dovremmo trovarci mai, ma né donne né uomini. Il problema però è come risolverlo. Perfetto, grazie mille. Grazie. Grazie.